Pronti? Cominciamo. Vorrei un inizio sicuramente inaspettato e gradevole. Brescia che fa 4 punti in 2 partite, 2 partite difficili, l'Avellino e in casa col Frosinone, una delle favorite. Tu sinceramente te lo aspettavi di partire in questo modo? Beh, pian piano sto conoscendo il campionato di Serie B, dato che da 3 anni che sono qua in prima squadra, e penso che le partite sono tutte difficili, cioè, sia se incontri il Frosinone, sia se incontri, cioè, sono tutte gare difficili, e dobbiamo metterci la stessa grinta, la voglia con tutte le squadre. Tra l'altro, dicevo di te che fuori sei, come si vede, un ragazzo timido rispetto magari ad altri che sono un po' più cacciaroni, magari meno con le persone che conosci lì, con i tuoi amici, non so. Però in campo ti trasformi, perché confermaci che Torre Grossa ci ha detto che l'ultima volta che vi siete incontrati lui nel portato di Brescia mi hai detto di tutti i colori, è vero? Sì, io non me ne accorgo sinceramente, però in campo cerco di difendere la mia mano, cioè la mia città, e io ci tengo tanto. Quindi ti vengono le parole anche qui? Ma magari lo faccio apposta, perché sono anche, cioè, sono concentrato e mi viene magari. Come ti spieghi questo cambio di rotta repentino rispetto magari a un precampionato un po' sottotono che in tanti hanno sottolineato, invece queste 2 partite Avellino e Frosinone molto bene? Cos'è cambiato? Secondo me non è cambiato niente. Magari queste 2 partite abbiamo messo quel qualcosa che magari nel precampionato è stato diverso, però non penso che d'ora in poi tutte le partite saranno uguali, e quindi ci metteremo tutta la stessa voglia, la stessa grinta che abbiamo messo in queste 2 partite. L'anno scorso con Boscaglia, che era molto attento, diciamo così, alla fase difensiva in allenamento, vi faceva morire anche per un mezzo metro in meno, avete dovuto lavorare parecchio per stare dietro a quello che chiedeva il mister. Quest'anno con Brocchi come è il discorso difensivo? Ti trovi bene? Difficoltà nella prenderlo? No, lavoriamo molto anche sulla fase difensiva, e è normale che dobbiamo lavorare tutti insieme, è un unico reparto. Però io mi trovo molto bene, ci aiutiamo tutti, sono tutti bravi compagni nella fase difensiva, e ci aiutiamo. Mi sembra che anche su 2 partite valgono per qualche lago, sia molto più solida questa fase difensiva. Ci cominci molto prima, stesso Bonazzoli ha fatto un lavoro veramente, tutti hanno fatto campisti, mentre la scorsa volta che si presentava davanti, a quel punto. Penso che la fase difensiva non sia solo di noi difensori, inizia proprio dall'attacco a centrocampo e la difesa. Però l'aiuto ai nostri attaccanti è stato fondamentale in queste 2 partite, secondo me. Tra l'altro, una fase difensiva che poi il mister vuole che si trasformi anche poi, subito dopo, in offensiva. Infatti, dopo la partita di Avellino, hanno dato te e Calabresi, che avete fatto i 2 centrali al Partenio, dicendo che mi è piaciuto vedervi uscire palla al piede, cercare l'appoggio nel lancio lungo la punta, perché è quello che voglio io. Quindi state imparando a fare anche questo tipo di gioco con i difensori comunque. Sì, a me piace molto giocare la palla, penso sia anche un calcio bello da esprimere, soprattutto. C'è tanta concorrenza dopo l'arrivo di 2 giocatori come Bubnic e Fontanesi, ti stimola, ti preoccupa, come la stai con la vita? No, mi stimola e basta. Penso che questo sia un lavoro dove la concorrenza fa bene al gruppo, soprattutto alla squadra. Penso che in tutti i lavori ci sia la concorrenza, bisogna battersi per conquistare una maglia titolare. Quella con il Frosinone è stata una prova importante, soprattutto per voi difensori. Davanti c'era probabilmente, se non la migliore, una tra le migliori coppie di attaccanti della Rosa e Vini. Cioè, con i Dionisi, che hanno giocato l'anno scorso comportandosi molto bene,
il fatto comunque di essere due buoni attaccanti. Quindi questa è una cosa importante che avete superato, se vi dà morale, perché comunque oltre a non prendere gol, non vi essere presi questi gol contro una squadra che aveva un attacco decisamente forte. Certo, abbiamo fatto un buon lavoro, ma vorrei ribadire che anche grazie a tutta la squadra, non solo la fase, cioè la linea difensiva, ci hanno aiutato e ci hanno permesso di esprimere al meglio le nostre potenzialità. E anche grazie a Minelli, che ha fatto una parata, anche i due, molto buono. Certo. Sembra che sia anche lui, fa cresciuto rispetto all'anno scorso, però c'è una cosa bellissima che non è bella. Queste due partite sono bello. Per me Stefano è fortissimo, solo bisogno di credere in se stesso, basta. E Lancini quanto ha bisogno di credere in se stesso invece? È tanto. Però hai detto che questo è già il terzo campionato che fai, comunque la terza stagione che cominci giocando due grandi. L'anno scorso hai giocato parecchio, quest'anno hai giocato già due partite su due, quindi indipendentemente che sia ancora un ragazzo giovane, l'esperienza, le stagioni che si sommano in un campionato così importante servono comunque anche a... è un'esperienza molto importante che un giocatore fa e ogni volta incomincia da capo, ma comunque con un bagaglio importante alle spalle. Questo ti aiuta nella tua crescita, credo, no? Certo, è un'esperienza, però penso che bisogna migliorarsi ogni giorno sempre di più e io cercherò di farlo ogni giorno grazie all'aiuto dei miei compagni e del mister soprattutto. E penso che l'autostima deve crescere per fare questo lavoro. Arriva Perugia, seconda gara casalinga consecutiva, abbiamo visto l'importanza di giocare in casa, del pubblico, un esempio su tutti è Morosini che si trasforma davanti al proprio pubblico. Quanto è importante giocare davanti ai vostri tifosi e nel vostro stadio? I tifosi danno un grosso contributo, cioè, soprattutto qua a Brescia sono molto importanti, su quel lato lì è come avere un dodicesimo uomo in campo, per noi siamo una grossa mano. Su Perugia? Cosa ci puoi dire? Su Perugia è una buona squadra come sono tutte le altre e andremo in campo per vincere. Per me l'ultima, Morosini, con cui sei amico perché anche fuori dal campo sono stati insieme, ha detto ieri sera che lo stai traviando sui gusti musicali. Lui era un po' più raffinato, invece star con te ti tocca ascoltare le canzonacce che fanno tutta l'estate. È vero o è lui invece che dà colpa a te ma sta cambiando i suoi gusti musicali? Io non è che non capisco molto di musica, però ascolto musica che mi carica, che mi... Lo coinvolge, lo coinvolge, sì. Si fa coinvolgere. Sì, sì, lui è un po'... canzoni un po' da Nina Nana, il più intellettuale. Sì. Posso per me, sì. Grazie.